Ci troviamo qui questa sera a Ruvo del Monte in compagnia di Dino De Angelis, un famoso scrittore lucano, autore di un ultimo libro davvero interessante. Ci spieghi bene di cosa si tratta? Beh, la storia vera di un ragazzo normodotato che a seguito di un incidente diventa disabile. A quel punto la sua vita incrocia una serie di elementi veramente pazzeschi, dei quali la disabilità probabilmente non è il più grave, quindi è sostanzialmente la lotta di un uomo che deve affrontare una miriade di difficoltà e con la capacità sempre o grande voglia di risalire, quindi è sempre sul filo di un combattimento che chiaramente non sveliamo come va a finire, ma che veramente lo mette a dura prova, tanto dal punto di vista fisico quanto anche dal punto di vista caratteriale. Un libro davvero interessante. Ci spieghi bene come nasce l'idea di questo libro e quale monito vuole lanciare attraverso il contenuto di questo interessante volume? Ma l'idea nasce da un'associazione che si occupa di disabilità, quindi questa associazione è intesa in maniera piuttosto anomala sensibilizzare le persone non attraverso le forme che si usano normalmente, che sono per l'appunto l'arte oppure quello che si usa moltissimo oggi sono i video, no? E l'associazione invece ha pensato di utilizzare una forma anche piuttosto difficile, perché sappiamo che si legge poco. Questa associazione invece ha pensato di utilizzare la letteratura per veicolare il messaggio della disabilità. È una sfida che chiaramente ho accettato perché vivo a casa nel mondo della letteratura e quindi abbiamo pensato di diffondere questa storia, ovviamente metaforizzata, ma che ripercorre i tratti salienti di una biografia. E il messaggio che vuole lasciare è proprio di guardare a quel mondo con un occhio un po' più attento, un po' più partecipe, non con un occhio di commiserazione, ma con un occhio di attenzione. Loro hanno bisogno anche di interagire con noi e il libro vuole significare questo. Buonasera, buonasera, grazie. Che bello essere qua in questo posto che non conoscevo, lo ammetto. E le due cose che dico preliminarmente prima di cominciare a parlare del libro sono che noi la musica non la batteremo mai, Aurelio. Le nostre parole, per quanto possano essere belle ed è da vedere, non la batterà mai la musica, mai, perché anche una ragazzina così... Ma vuoi mettere un congiuntivo contro un fa, un do, un bravo, so, bravo. E la seconda cosa è che sentendo parlare Aurelio prima, sindaco, mi verrebbe da dire che il nome di questo paese, più che Ruvo del Monte, si dovrebbe chiamare Ruvo del Mondo, perché proprio ed è anche, no, più originale del monte. Dunque, sindrome dell'iguana, noi normalmente abbiamo una presentatrice, no, che ci accompagna alle presentazioni, perché dovete sapere che io personalmente sono quello che in Italia fa meno presentazioni di libri di tutti, perché trovo un po' ridondante che si presenti il proprio libro, cioè che cosa volete che io vi dica del mio libro, no? Allora tutto quello che posso dire è raccontarvi quello che c'è dietro, come è nato, quali sono stati gli stimoli forti che sono arrivati, no? Non vi dirò mai un libro, come dice Serena, che forse l'ha letto, grande. Dovete sapere che per uno scrittore sapere che c'è qualcuno che legge il proprio libro è il top. Io sono sempre riverente, molto riconoscente nei confronti di chi legge le poche cose che scrivo, o le tante, dipende. Gente coraggiosa. Vi voglio raccontare dell'associazione. E questo è un progetto che prima di essere un progetto letterario, come Serena ha ben anticipato, è un progetto sociale. Un progetto che parte da un'esigenza vera, strana, ma vera, che è quella di raccontare, di portare all'attenzione di un certo numero di persone, ovviamente particolarmente sensibili alla letteratura, quello che è un problema che invece noi vediamo tutti i giorni e qualche volta ignoriamo tutti i giorni. Qualche volta ignoriamo tutti i giorni perché quando ci troviamo di fronte a tutte le cose che
che riguardano quel mondo lì, sto parlando del mondo di tutti quelli che purtroppo per muoversi sono costretti ad utilizzare un mezzo, e noi abbiamo spesso una colpevole, molti di noi, magari non tutti, ma molti di noi hanno spesso una colpevole indifferenza. Questo riguarda quelle persone e qualche volta riguarda anche la cosa di cui fra un attimo vi parlerà Bruno, che è tutta una serie di ostacoli che per noi non sono tali, ma che invece per una persona che deve muoversi su due ruote cominciano ad essere ostacoli importanti. Un gradino. Oppure quello che mi è capitato a me di vedere diverse volte quando ho avuto la fortuna di conoscere questa persona più da vicino. Vi faccio la raffigurazione di come un disabile deve scendere dalla macchina, che è un'operazione per noi di un'assoluta banalità. Beh, un disabile che non ha l'uso delle gambe scende dalla macchina quando è solo e quando nessuno lo aiuta, in questo modo, alla carrozzina sulla parte del sedile del passeggero. Quindi lui deve prendere la carrozzina con la mano destra, passarla sulla mano sinistra, farla cadere a terra, in qualche modo provare ad aprirla, farsi forza sulle braccia e di peso trasferirsi, in un'operazione tutt'altro che agevole, come potete immaginare, dal sedile della macchina sopra la carrozzina. Quando io ho assistito più volte, io non so se a voi è capitato, ma quando a me è capitato di vedere più volte il protagonista di questa vicenda, ma naturalmente chiunque, che debba affrontare questa manovra, io ho concluso quello che credo che concluderà chiunque leggerà questo libro, ma chiunque, come dire, abbia negli occhi una scena del genere, che è questa: i miei problemi sono nulli, io non ho nessun problema, io devo cominciare a guardare la mia vita con un'altra modalità. Questo è quello che io ho pensato e che probabilmente Serena, che adesso ci dirà se è così, avrà pensato. Ma prima di tutto di Serena volevo sentire Bruno rispetto, come dire, proprio alle finalità, cioè come ti viene in mente a te di... Allora... rappresento questa associazione che ormai è sul campo da 5 anni, ci occupiamo dei diritti delle persone fragili, in modo particolare delle persone disabili, e ho ascoltato per primo la storia vera di un nostro associato che mi ha... sono abituato, ci sto in questo settore da un sacco di anni, ma questa storia era veramente troppo particolare, troppo fatta di alti e bassi, troppo intrigata, c'era bisogno di qualcuno che la scrivesse bene, quindi ho convinto Dino a seguirmi, siamo andati a casa di questo nostro associato, siamo stati una giornata intera a farci raccontare, per me per l'ennesima volta, per lui era la prima volta, Questa storia assurda, fatta di cadute e riprese praticamente. È una persona che nasce come noi e poi a seguito di una serie di vicissitudini si ritrova su una sedia a ruote. È amante dell'arte, quindi ci troviamo perfettamente nel suo ambiente. Oggi doveva venire, però purtroppo... aggiungo a quello che ha detto Dino che molte volte le auto di questi nostri amici che hanno delle caratteristiche particolari per essere guidate ogni tanto fanno capricci, ed oggi purtroppo il nostro amico che doveva essere qui non c'è perché la macchina non gli ha consentito di affrontare il viaggio, perché lui è di Policor. Allora, ho convinto Dino, non l'ho scelto a caso, cioè l'ho scelto per una serie di motivi, perché ho letto alcune cose che lui aveva fatto, qui siamo amici, quindi avevo avuto modo di
di conoscere come lui si muove nel mondo letterario. E perché abbiamo scelto di fare un libro? Questa è la domanda. Ecco, perché abbiamo scelto di fare un libro? Oh. Poteva fare un video, no? No, poteva fare. Infatti, allora, io ritengo che un libro, nel momento in cui esce, viene stampato e attraversa le strade del mondo, non è più di chi l'ha scritto, è di chi lo legge. E se noi in questo momento leggessimo, anzi poi Serena lo farà, leggerà un brano di questo libro, io immaginerò una cosa, un protagonista con una maglia gialla, verde, arancione, alto, basso, ma ognuno si convince nel proprio io che quel pensiero è giusto perché l'ho pensato io. Allora, siccome ci abbiamo impiegato anni a far capire le difficoltà, a cercare di mettere in mostra le difficoltà che purtroppo questi nostri amici devono superare con fatica rispetto a noi, abbiamo pensato, ma se il lettore immagina questa scena, la fa sua, probabilmente imparerà a comportarsi anche in un modo diverso, magari quando da geometra progetta una piazza senza l'accesso per i disabili, o ristruttura un supermercato senza fare l'accesso per i disabili, o senza il parcheggio per i disabili, oppure parcheggia nel luogo riservato ai disabili. Quindi noi riteniamo che probabilmente questo passaggio faccia maturare in ognuno, in ogni lettore, questa consapevolezza del problema. Poi, l'ultima cosa, poi mi sto zitto. Te la ridò la parola, no, non è che la di tutta, no, volevo volta, dire che poi, no, volevo dire che poi non ho sbagliato nel scegliere te, no? Per quanto poi. Perché io annuncio adesso a tutti per la prima volta che il signor Dino De Angelis, mio carissimo amico, autore della sindrome dell'iguana, è stato appena insignito del premio La Pulce, che è un premio che fanno, è un premio piccolo, però si inizia da quelli piccoli, perché vabbè, a Villa d'Agri, quindi non cala, con questo, non con questo romanzo, non, perché con questo vincerà di più, vabbè. Ma con un romanzo, diciamo, di qualche mese fa. Vogliamo invece dare un po', come dire, Serena, il sapore di quello che è, il sapore di quello che magari qualcuno troverà nelle pagine.